Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno Raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. A breve ripartiamo, a breve ripartiamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo questa qui. Ok. Allora, la prima cosa che bisogna fare è quella di controllare lo stato del giardino, quindi se eventualmente ci sono erbacce da estirpare o cose del genere. Una volta fatto questo, poi si può anche andare all'interno della casa e quindi cominciare i lavori all'interno. Ma la cosa fondamentale per aumentare anche abbastanza rapidamente di livello è quella appunto di iniziare dal giardino. Quindi la prima cosa che si fa, si va un po' in giro nel giardino alla ricerca di erbacce. Così facendo andremo a sbloccare i livelli e le abilità giardiniere. Ci sono molte erbacce. Ciao Fairbus, buon pomeriggio. Benvenuto alla live. Benvenuto, benvenuto. Mi
Mi sto cimentando a fare il... Grazie. Mi sto cimentando qui oggi in questo gioco in cui si restaurano case e si fanno anche un po' di lavori nei giardini. Prende spunto questo gioco da un noto programma televisivo su HGTV, Home Garden TV. E come dicevo prima, per sbloccare alcune potenzialità e abilità da giardiniere, quando si comincia un livello è molto importante andare in giro alla ricerca di erbaccia alta e cose del genere. Infatti, in questo contratto non mi è stato chiesto di pulire qui. Eh sì, la mod sì, perché purtroppo per quanto riguarda farming, su console è un po' limitato il comparto delle mod. Fergus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, dottore Fergus. Al momento purtroppo ho visto che su console ho visto e poi ne ho sentito parlare molto spesso del fatto che erano molto limitati anche gli slot dove poter inserire le mod. Ecco qua, abbiamo sbloccato delle abilità. Apriamo il tablet e vediamo. Allora, miglioramenti, giardinaggio. Allora, io direi, vediamo un po', questa qui va. Ok, ho la vaga impressione che qualcuno abbia lasciato l'acqua aperta, la fontana aperta dentro a sta casa. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Oh mamma, che macello. Fern, hai visto qua che macello? Qui c'è da... Allora, intanto sentivo un gocciolare da qualche parte. Ah, ecco cos'era. Gli scarafoni. Ogni scarafone è bella mamma sua. Come diceva il grande Pino Daniele. Aspiratation. Allontaniamoci un attimo, altrimenti questo... Perfetto. Gli scarafumi! Ammappa, oh! Che macello, voglio...
Non si capisce niente. Oh, finalmente. Allora, intanto iniziamo a pulire. E sblocchiamo anche un po' di abilità. Continuiamo a pulire. Andiamo avanti. Yamma bella. Yamma yamma. Goppa yammia. Funiculi funicula. Goppa yammia. Funiculi funicula. Bella sta finestra. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yes. Come è buono, come è bello il panino col Nutella. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. Qui dà ancora dello sporco, quindi potrebbe essere un po' di muffa. Ecco qui. Ecco qui. Ah. Ok, questo è fatto. Adesso poi provvediamo ad andare avanti. Io qui però vedo che sulla mappa mi dice che c'è dello sporco.
Ah, sulle sedie, ecco. Finestra era sporca. Allora, vediamo un po' cos'altro bisogna fare. Dipingi i colori bianco. Prendiamone uno bello grosso. Allora, cominciamo. Mi confondo sempre con i comandi. Importante migliorare sulle varie abilità, perché poi permetteranno di poter essere sia più veloce, ma soprattutto molto più preciso. E quindi con l'avanzamento, diciamo così, di carriera del gioco, poi man mano che si va avanti e si riescono ad aumentare un po' gli extra. Quindi è per questo che è molto importante abbiamo quasi finito. Ok, vediamo un po' cosa dice. Qui è perfetto. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e benvenuti, ben rientrati in live. Grazie mille di vero corazon. Allora, dove eravamo rimasti? 1RGK Grazie. 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Thank you, benvenuti e grazie a tutti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Buonasera, buon pomeriggio.
Allora, scusate un attimo, mi sono subito da voi, un po' di pazienza. Mi dite se la chat va bene, amici che siete in live. La live, scusate, sì, funziona regolarmente. Il video non si blocca. Fabrizio Davuno ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti, buonasera, benvenuti alla live, grazie per il raid. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buonasera, buon pomeriggio, benvenuti. Thank you. Un attimo solo e sono da voi. Un po' di pazienza. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Perfetto. Ok, si continua. Scusate, ma dovevo controllare. Allora, qui non è che siamo messi come meglio. Quindi io direi di accendere la luce perché mi sa che quasi farà notte. Si sta facendo notte. Un po' di pace qui. Fermiamoci un istante, voglio stringerti così. Qui non ci sono gli scarafoni. Quindi ogni scarafone è bella mamma sua. Ho scoperto che Pasquale forse è nato a Cefalù. È un bravo elettricista. Parla poco e ascolta i pum. O fuma poco, mi sembra che dica. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, mi sa che qua si deve cambiare anche il lampadario. Oggi è sabato, se non chiami ho un nodo in gola. Oggi è sabato, è forse un giorno speciale. Oggi è sabato, anzi oggi è mercoledì. Allora, qui dobbiamo sostituire il lampadario. La lampadina, ok. Perfetto. Prese di corrente da sostituire. Allora, vediamo un po' se sta qua dietro. Non è qui. Allora dirò qua sicuramente. E infatti, eccola là.
Ciao Manuel, buon pomeriggio, buonasera, grazie, grazie. Ecco qua. Qui c'è da fare un'impresa titanica. Ho fatto la riprogrammazione delle live. Approfitto di questo tempo così per fare la live e poi quando è dopo. Insomma, ma guarda, quando si inizia un progetto bisogna pure in qualche modo cercare di portarlo avanti. Non dico di portarlo a termine, però cercare di andare avanti, cercare di migliorare, di imparare. Diciamo che fare lo streamer, soprattutto diciamo così, perché chi come me è poco conosciuto, diciamo nessuno lo conosce, c'è tanto da imparare. Allora, ETS basta che vedi nella programmazione, cioè venerdì sera. E poi lo porto il martedì in single player col Turbo Star. La mod del Turbo Star che mi sta piacendo veramente una cifra. Fatta veramente molto molto bene. E con il Turbo Star cercherò di fare il giro delle capitali europee. In single player sono partito da Lisbona e mi sono fermato a Madrid. Poi da lì inizierò a vedere quale giro fare. Quasi sicuramente andrò a Parigi e poi risalirò per il Regno Unito. È una cosa un po' particolare. Guarda, per il momento sarò sincero. Sto utilizzando quelli lì del gioco. Però valuterò il fatto di utilizzare rimorchi vecchi. Però diciamo che sono un po'. Non so se c'è la compatibilità al 100%. Dovrebbe essere se ti riferisci a Ralph 84 Garage. La mod è quella lì. Punisci la finestra, ecco. È una mod fatta veramente bene. È una delle poche mod che sto utilizzando su Eurotruck. Solitamente nell'ultimo periodo non utilizzo mod, però questa qui è particolare perché la mod del rimorchio, se non erro, dovrebbe esserci già inclusa nel kit, se non erro. Credo di sì. Devo darci un'occhiata meglio perché non ho ancora guardato bene, quindi non saprei dirti.
Però se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere qualcosa con i rimorchi. Mamma mia, come è messo male sto bagno. Pulire, certo. Le macchie di muffa qua le tolgono con un colpo di scopa qua di mocio. Allora, continuiamo. Rimuovo i rifiuti, rimuovo lo sporco, piastrelle, dispositivi. Ok, quindi iniziamo prima a completare la parte. Questa qui. Iniziamo prima a pulire bene. Allora, lo sporco lo mette, non so, ecco qua. Laviamo la finestra. La finestra, ok, questo è fatto. Ho la vaga impressione che no. Ah, forse ho capito dov'è il problema. What's the problem? Eccolo lì. La finestrella. Ok, sembrerebbe essere pulita. Allora, installiamo il radiatore. Allora, pareti da piastrelle. Piastrelle. Allora, ceramica grigia oppure verde. Il pavimento invece, vediamo un po'. Allora, direi di mettere le piastrelle verdi sul muro. Allora, prendiamo 5 blocchetti. Bisogna assolutamente sbloccare l'abilità
del montaggio delle piastrelle, quello che ci permette di tenere più di 5 piastrelle in una sola volta. Pa 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 pa. Il piastrellista. Piastrella dopo piastrella, e la casa diventa più bella. Pam pam pam. Una volta poi sbloccata l'abilità, avremo la possibilità di mantenere e di avere fra le mani 10 piastrelle. 10 file di piastrelle. Siamo appena al 75%. Della missione. Poi ci sarà una missione veramente molto ma molto ardua, molto più ardua di questa qui. Ah, ecco cosa voleva. Chat, quale di questi water volete che io installi in questa casa? Ditemi voi, votate voi. Allora, vediamo un po', compatto Emi. Installa dispositivi. Ah, la lavatrice. Giusto. Ai ai ai. Mi sa che l'ho messo troppo largo. Installiamo prima la lavatrice. Allora, questa dovrebbe essere la più compatta. Ma io quasi quasi la installerei.
Non mi piace questa. Vediamo un po' se questa è più compatta. No, la vaga impressione che è. Allora, facciamo così. Vediamo un po' se siamo fortunati. Un lavoro fatto un po' una chiavica, come si dice dalle mie parti, una mezza zuzza. Però l'importante è che il proprietario della casa resti soddisfatto del lavoro svolto. Credevo di peggio, invece devo ricredermi. Allora, bagno. Perfetto, 100%. Allora, qui tocca pulire. Mamma mia, ragazzi, cosa ho visto di là. Allora, qui direi che possiamo anche spegnere la luce. Qui spegniamo la luce. Corridoio. Bello questo, però manca qualcosa. Perfetto. Prendiamo questo. Oh, siamo a buon punto. Vediamo un po' cosa dice. Miglioramenti? No, ok, continuiamo. Bello questo giallino così. Tutta un'altra musica. Anzi, come diceva il grande Pino Daniele, tutta un'altra storia. Vediamo un po' il corridoio che dice. Perfetto, possiamo vendere questo. Veniamo di qua, veniamo noi a dirvi, ai ai ai, qui c'è un macello. Un macello ando bello. Pum, pum. Non funziona. Mamma mia, che macello. Oh, punti abilità. Vediamo un po' di cosa si tratta. Pulizia, ecco qua. Io direi Mocio Ultra Hyper. Eccolo qua. Ora cominceremo.
a fare grandi cose insieme a Super Mocio. Oh, sembrerebbe essere pulito e lento. Tinto. Allora, io direi prima di pulire le finestre. Ecco il super kit di pulizie del super lavavetri. Pam param pam, pam param pam. Allora direi prima di... Sembra che non ci installa dispositivi, quindi soltanto la tinteggiatura e il radiatore va installato, perfetto. Cominciamo da qui. Flipper. Ok, resta solo da installare il radiatore. E il radiatore installiamo. Oh yeah. Sempre il piccolo, ovviamente. Piccolo radiatore, solo un piccolo radiatore. Niente più. Di questo niente più. Ottimo. Qui abbiamo fatto. Qui possiamo anche spegnere la luce. No, allora qui mi dà... Ah, ecco, è qua. Allora, pulisci sporco. Ok, quindi la presa, se non ricordo male, dovrebbe essere dietro la sedia. E infatti lo so, perché ho già completato tutto il gioco.
mocio mocio, questo mocio è proprio mocio. Lampadina, ah, qui manca. Ancora un'altra lì. Vediamo un po'. Sì, accendiamo la luce. Voilà. A mappa, che luce, ragazzi. Mi sta accecando. Allora, continuiamo. Pesca vellutata. La pesca. Fior di pesca. Pam 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 pam. Oh, finalmente. Vediamo un po'. Scendo, 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 scendo. Vediamo un po' come andiamo sto stamparettolo. Vediamo un po'. Perfetto, 100%. Missione compiuta. Grande capo. Eccoci qua. Io qui purtroppo al momento non ho ancora sbloccato l'abilità del giardiniere o giardinaggio. Allora vediamo un po' cosa dice. Sappiamo che sarà femminuccia, abbiamo comprato una casa piccola e grazie a Svenedri. Va pulita a fondo, preparata la cameretta della bambina, ok. Comprare una culla, un fasciatoio, magari qualche giocattolo. Bisogna dipingere di rosa chiare le pareti della camera, perfetto. Ok, Marco Saponetta, tranquillo. Ci penso io. Ok, qui la prima cosa, facciamo un giro attorno alla casa e vediamo se l'erba, voilà,
Muffa. Allora, intanto cominciamo a pulire la finestra e poi... passiamo al mocio. Questo mocio è veramente super veloce rispetto al primo che ho avuto. Dotazione all'inizio. Ok. Allora, pulisci lo sporco. Ah, manca ancora. Dov'è? Ecco qua. Allora, qui pulisci lo sporco, perfetto. Super mocio. Mocius de mocibus. Qui solo la pulizia, perfetto. Questo è l'ingresso principale. Ho detto che la camera della per la principessa deve essere bella e noi gliela facciamo ancora più bella. Gliela mettiamo in condizione che quando la principessa diventa grande ci ha facce della miseria. Hanno fatto un gran lavoro in questa stanzetta. Allora, cominciamo prima a lavare i vetri, la finestra. Perfetto. Prossima finestra. Alright. Qui cosa dobbiamo mettere? Ah, questa è la camera della bimba. Ok. Ok, quindi intanto iniziamo a dipingere la cameretta. Effettivamente un po' spento sto grigio, questo arancione. Decisamente. Stai facendo un lavoro proprio bello, come disse il gran maestro. Hai parlato proprio bello. Pam 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 pam. Prossima abilità da sbloccare sarà la velocità nel dipingere le pareti.
Allora, vediamo un po'. Allora. Prendiamo prima la culla, vediamo un po' di che colore c'è. Allora, colore. Non molto. Questo bianco qui. Il cassetto, direi. Rosa pastello. Anzi, rosa pastello. Forse questo va meglio, sì. Allora, dunque, direi la culletta di metterla qui. Poi, questa qui, rosa. Mettere qui. Libreria, scaffali, no, così, questo è acciaio, grigio, bianco, sì, direi di sì. Anzi, quasi quasi questo lo metterei qua, metterei qua di fianco. Ecco qua. Due puff, puff, puff. Uno qui. Camera per bambini, ok. Resta il corridoio, soggiorno con angolo cottura, quindi va abbattuta qualche parete. Perfetto. Andiamo. Qui ci siamo passati. Qui dobbiamo pulire. Allora, pulisci la finestra, ok. Bagno completato. Ah, ecco qua. Mamma mia, ragazzi, che macello. C'è un macello. C'è un macello. Macelluzzo. Ci stanno burdelli pazzi, come si dice dalle mie parti, quando c'è un casino esagerato. Esagerato. E questo mocio è super mocio. Allora, lava la finestra. Perfetto. Questa finestra. L'ultima finestra. Lava finestra. La finestra è marugiara. Yamma, yamma, ngoppia mia, funiculi, funicula. Qui abbiamo finito, cosa ci manca ancora? Vediamo un po', 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ottimamente bene, direi.
un miglioramento. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ordini. Ok, perfetto. Bene. Allora, questa live termina qui. Come sempre io vi ringrazio di avermi seguito. E per quanto riguarda House Flipper, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, quindi ogni mercoledì in programmazione ci sarà House Flipper e scopriremo anche cose molto interessanti, soprattutto sulla DLC gratuita rilasciata molto recentemente e alcune altre cose molto interessanti. Bene, io vi ringrazio come sempre e per chi guarderà questo video su YouTube in descrizione troverà il link dei miei canali social e un sito sul quale poter acquistare il gioco scontato. Grazie ancora a tutti.